Hai presente quando tu stai parlando con qualcuno, un tuo familiare, e la conversazione prende una direzione che tu non avresti mai pensato e va avanti in una direzione dove tu ti confondi pure? E allora ti faccio vedere questo video che vuole farti un po' sorridere, ma anche farti pensare che a volte potresti essere tu quello che prende il drittone, a volte potresti essere quello che subisce. Il drittone, oppure potresti essere mille altre persone. Se ti piace il video, metti il mi piace, iscriviti al canale, ma soprattutto ti chiedo una cortesia enorme: scrivi un tuo commento, perché questa è la fucina dei pensieri. Qua noi siamo tutti fabbri e andiamo a forgiare nuovi pensieri. Non è mai un pezzo finito, ma con forza e determinazione forgiamo le nostre idee. Anche utilizzando i pensieri degli altri, come fossero fabbri come noi che costruiamo un bellissimo pezzo di vita insieme. Perché il pensiero non deve mai essere finito, ma sempre in continua progressione. Ma quanto è bello essere genitori di figli adolescenti. Un esempio di conversazione brillante che vado a riformulare con l'autorizzazione di chi l'ha esplicitata. Scusa, mamma, ti ho detto che non voglio sapere cosa ne pensi. No, capisco, ma mamma, allora. Ti ho detto che nella vita tu devi sapere che non farò mai e poi mai quello che tu mi suggerisci, perché io so cosa è bene per me. E anche mai dovessi fare qualcosa di anche solo lontanamente simile a quello che tu mi hai suggerito, sappi, ricordatelo, che è solo una coincidenza. No, non ho capito. Allora, no, ho capito, ma volevo chiederti, mi passi l'acqua? Volevi solo l'acqua? Volevo solo l'acqua. Te la passo. Ma non perché me l'hai detto tu, eh?